Ciao a tutti e bentornati alla nostra rubrica Mi Candido, lo spazio che consente a voi che ci seguite di conoscere le persone che si candideranno nella lista civica del nostro sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna. Anche oggi sono qui con uno dei nostri candidati che saluto. Ciao candidato, prego, presentati. Sono Alessandro, anzi ciao a tutti, sono Alessandro Innocenti, ho 47 anni, nato e ho sempre vissuto qui a Grosseto. E anche se ho viaggiato sempre molto a giro per il mondo, ho cercato di fare più il viaggiatore che il turista per acquisire un po' di senso critico delle cose che vedevo, per capire anche quelle che erano le criticità e anche i pregi del posto dove vivevo. Tanto è vero, poi sono rimasto qui sempre. Uscire da casa fa bene, ma tornare a casa è bello, è veramente bello, sì. Sono un grande appassionato di arte, ho fatto anche di questa mia passione un mestiere. Ecco, tu sei Io sono architetto. Ecco. Architetto, laureato a Firenze, da 20 anni svolgo la libera professione come architetto, appunto qui a Grosseto, ma ho sempre anche divulgato l'arte e la cultura in senso lato, fatto lezioni di storia dell'arte e dell'architettura e ho insegnato nel pubblico, nel privato, alle medie, alle scuole. Continua a insegnare anche no, in questo momento? Adesso ho smesso, faccio soltanto, tengo periodicamente la causa Covid, purtroppo è un po' fermo, ma anche delle conferenze o lezioni di storia dell'architettura e dell'arte. L'ultima che ho fatto un anno fa con il Firefund per la media italiana. Che conosciamo tutti benissimo, soprattutto anche quando ho seguito per l'attività che ha svolto relativamente, dico su questo, ma sulle troniere avrei potuto dire altre mille altre cose. Sì. Senti Alessandro, a questo punto però mi incuriosisce sapere, sei una persona con tanti interessi e anche una professione che comunque assorbe molto tempo. L'architetto è bello perché si piazza un po' a mezza via tra l'ingegnere e l'artista, no? Sì. Che comunque deve dare forma a delle idee con dei concetti. È una formazione umanistica, sì, oltre che tecnica. E cos'è in questi 5 anni che ti ha colpito di più dell'amministrazione della giunta Vivarelli Colonna? Ma di tutto mi ha colpito il nostro sindaco perché tutti i candidati lo dicono, vi giuro che non c'è niente di segreto. No, perché è una persona estremamente passionale, sicura d'anima e corpo in quello che fa, è molto coinvolgente e si vedono i risultati poi, no? La città negli ultimi anni è più gradevole, è più pulita, è più sicura, è più bella. Tutti dicono che si può fare di più, ovviamente si può fare anche di più, ma insomma tanto è stato fatto e è sotto gli occhi di tutti. In più trovo che questa amministrazione abbia fatto un gran lavoro sui bilanci, sui piani di manutenzione, perché non è facile. Io da 4 anni faccio parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Grosseto, ricopro la carica di tesoriere e quindi so che la difficoltà maggiore è far quadrare i conti. Riuscire a fare tutto il bene con le finanze attuali non è affatto facile, quindi complimento anche alla nostra amministrazione, Gina Neschi, che è riuscito, non solo lui, a trovare fondi anche europei e risorse per attuare progetti molto interessanti. Come architetto mi viene in mente subito il discorso sulle periferie, sì, il bando delle periferie, che tra l'altro un primo esempio è il progetto di progettazione partecipata tra cittadini, professionisti e amministrazioni, non solo, ma anche l'occasione per liberarsi di un ingombrante scheletro che era il frutto di un'occasione persa poi alla fine. Ahimè, purtroppo. E quindi si può solo dire bene, penso, di questa amministrazione. Ti ringrazio, siamo molto molto felici, però a questo punto ti chiedo, al di là dei commenti positivi dell'esperienza passata, che cos'è che una bella mattina ti ha fatto alzare e ti ha fatto dire vai, ci sto, mi candido? Anche qui la risposta è il nostro sindaco, perché sempre lui. L'ho conosciuto personalmente in un'occasione, abbiamo parlato, lui è un uomo molto passionale e probabilmente ha riconosciuto anche in quello che faccio le mie passioni, o meglio la passione che metto in quello che faccio, e quindi mi ha proposto di versare questa mia passione, le mie capacità e le mie competenze verso la città e proponendomi di entrare in una lista civica. Sottolineiamolo, che magari ecco, lontano da
tutte le ideologie, i giochi, insomma, lontano dalle ideologie magari precostituite. È bello parlare di pragmatismo, sì, no? Di quello che c'è, sì, da fare invece del sesso degli angeli, ecco. È proprio questo che poi alla fine mi ha convinto, come, perché è proprio l'espressione massima nel senso civico. Vero, verissimo, verissimo. Proporsi come cittadino per la propria città, e l'ho trovato molto bello e anche emozionante. Senti Alessandro, ti do una notizia. Lei è stato eletto consigliere comunale, anzi, anche meglio, lei è diventato assessore. C'hai un sogno nel cassetto, un'idea, un progetto che ti piacerebbe provare a concretizzare? Mi rendo conto, però così, qualche una cosa che dici, sai? Ma progetti proprio concreti, no, ovviamente, però quello che è... io sempre masticato arte e cultura, e trovo che Grosseto è una città un po' particolare, perché al contrario delle altre della Toscana non ha un passato storico culturale particolarmente ricco ed importante, però ha forse un passato più recente, perché man mano andiamo indietro, però in effetti è il Rinascimento, cioè, ecco, sì, abbiamo alcune testimonianze, però non abbiamo un passato così pesante, che non è, quindi non è soltanto uno svantaggio, ma può essere un vantaggio, perché è una terra fertile, vero, libera, dove poter magari occuparsi più del contemporaneo e del futuro. E quindi vedere cultura, che cultura non intendo soltanto arte o architettura o rigenerazione urbana o territoriale, ma intendo anche proprio quello che è il frutto del lavoro della Maremma, no? Che in anni abbiamo realizzato delle peculiarità uniche, cioè il vivere bene, il vivere all'aperta, prodotti tipici, agroalimentare, e che anche questa è cultura, parte della nostra cultura, quindi il progetto sarebbe quello di creare una sinergia per portare avanti progetti concreti, per portare ricchezza, ma soprattutto felicità. Bello, un approccio innovativo, artistico, appassionato al settore della cultura, mi piace, che di solito si sentono sempre le stesse cose, invece questa è una novità gradevole. Ti lascio 10-15 secondi, ti invito a venire qui al centro, io mi allontano, 10-15 secondi per lanciare il tuo messaggio elettorale a chi ci segue da casa. Vi chiedo un aiuto, vi chiedo di votarmi, perché da solo ovviamente non ce la posso fare, e per me sarà un onore portare avanti dei progetti per conto dei miei concittadini, e l'obiettivo, l'ho già detto, è quello di creare benessere, felicità e ricchezza attraverso la cultura. E ti ringrazio. Grazie mille, torna di là del luogo sicuro, come ci siamo detti. Grazie mille di cuore di essere stato con noi. E io vi saluto allora a questo punto e vi ringrazio per averci guardato come al solito nella nostra rubrica di Mi Candido. Ci vediamo presto con un altro dei nostri appuntamenti. Ciao, a presto, grazie. Ciao.